È stata un'esperienza importante che ha visto la partecipazione attiva dei ragazzi che sono stati guidati dai loro insegnanti e da alcuni tutor esperti del Centro Studi Francesco Daniele. I ragazzi in questo modo hanno potuto cogliere gli aspetti salienti delle trasformazioni che si sono compiute e la differenza radicale che esiste tra ieri e l'oggi in termini di diritti, in termini di qualità della vita, in termini di alfabetizzazione, perché è un percorso nel quale si sono attraversati momenti drammatici che hanno riguardato la sanità pubblica, le guerre, le invasioni, l'emigrazione, fino alla Seconda Guerra Mondiale, per la quale i ragazzi hanno raccolto testimonianze molto significative degli anziani che raccontano quel periodo. Un progetto che nel quale le generazioni si sono ritrovate, anche se per qualche momento unite nella ricostruzione della storia della città, un progetto che ha visto anche i ragazzi protagonisti dell'iniziativa. Da questo punto di vista l'educazione alla legalità svolta in questo modo costituisce un'esperienza significativa e importante che può essere ripetuta. Dopo un certo tempo ci hanno preso con le motociclette, ci hanno fatto raggiungere, noi stessi con le nostre motociclette ci hanno fatto raggiungere cosa là, a Bulgaria, i confini della Bulgaria, quindi poi lì, una volta arrivato lì, ci hanno levato le armi, ci hanno levato tutte cose, le motociclette, e siamo rimasti lì. Poi, non mi ricordo come, 6 volte, ci hanno messo sopra i carabestiani e ci hanno scoperto e ci hanno portato in Germania, prigionieri. Quanti giorni avete messo per arrivare e di cosa parlavate in questo viaggio? Che si parlava? Si parlava sempre delle assassine, delle incertezze. Ci abbiamo impiegato 12 giorni. E allora questo praticamente, una volta partito dalla Bulgaria, abbiamo attraversato altri paesi balcanici, non mi ricordo, Romania, l'Ungheria, e quindi praticamente che cosa avveniva? Di noi solo lì non si prendeva pure nessuno. E qualche volta che cosa si faceva? Alle stazioni, puramente quando si fermavano, prima delle stazioni, c'erano questi locali, questa gente locale, e allora quindi praticamente si barattava, si dava la maglia, la cosa, per bombesse di pane, già si cominciava a sentire la fame. Ci sono stati momenti più brutti durante questo viaggio? Facevate dei discorsi con dei vostri amici? Allegato con qualcuno di più specialmente? Qualche vostro amico? Lì i discorsi che si facevano, oltre diciamo così, le preoccupazioni, non la nostra personale, si pensava ai familiari, si pensava ai genitori, a mamma, a papà, ai fratelli che erano più piccoli di me, e quindi praticamente questo faceva i ragionamenti, come andiamo a finire 12 morti, che sa qual è il nostro destino, e quindi praticamente erano incognite, però il desiderio era quello di abbracciare i genitori, di tornare a casa, come tutto quanto. Quando arrivavamo alla stazione, ci portarono a piedi al campo di concentramento. E tutto così inquadrato, come generalmente immaginavamo.
Allora, la popolazione tedesca, aspetta, italiano traditore, si chiamava traditore perché si chiamava una parola che vuol dire schifoso, mi ricordo come disse. Come diceva il tedesco, in ogni modo, a un certo momento una donna, quella mi ha sorpreso, e mi stanno sorprendendo ancora le donne, mi sputò in faccia. Voi avete capito? Mi sputò in faccia. Che colpa nasce? Che colpa nasce? Secondo te io avevo intenzione di andare a fare, guarda te. Io per esempio ho subito il primo bombardamento di Caserta. Veramente io quel giorno fui mandato da una signora vicina dal negozio là a comprare le dosi per fabbricare il sapone in casa, perché c'avevano un po' di grasso, un po' di olio. E in quel negozio la vecchietta là dice: noi abbiamo Sant'Anna che non fa gettare i bombe qua. All'uscita del negozio sono la sirena. La sirena suonava, ma gli aerei già erano sulla testa. E io mi sono andato a pedalare. Volevo fermarmi a Palazzo Reale. Dico: no, è meglio che mi allontano. Arrivato verso l'ospedale militare, caddero le bombe. E io, perché la strada era coperta di verde, io continuavo a pedalare. E mi sono allontanato per 400-500 metri, un'altra scarica, all'altezza della casa scialla, là, e sono caduti i vetri. Quindi la paura. E grazie a Dio poi sono rientrato qui a casa e tutta la popolazione che non avevamo ancora conosciuto, bombe, tutti giù a ricovero qui fuori, qua da Casaltieri. Mi trasferirono dalla caserma la sussistenza e mi mandarono, non mi ricordo un paese, a zona come si chiama, che là poi ci avevano deportato in Germania, e io me ne scappai per dentro Ucraina, che era in questo tempo qua, e aspettai che vennero gli americani, che dopo una settimana ci mettettemi in cammino tre o quattro amici e ce ne andammo a Anzio, a Nettuno, dove vicino a chiesa di Santa Maria Goretta. Stavamo lì, era un soggiorno la marina dei marinai. Aspettarono poi tre o quattro giorni che da Anzio ci portarono a Pozzuoli, canave. A Pozzuoli poi pigliai a metropolitana, arrivai a Piazza Garibaldi e me ne venite qua, che all'epoca pagai 20 lire. Una volta dopo il mio concentramento, quello che c'era rimasto, no? I brutti però ci hanno ormai con i brutti. Sto parlando tutte cose, mi danno appunto. No? Ma non se ne parlava mai, non se ne parlava. Poi da lì, ma dopo di lì, dopo quanti giorni, sempre là, perché poi venivano le richieste. Venivano le richieste, insomma, tu eri bombardato la fabbrica, tu eri bombardato l'abitazione, e loro quindi praticamente ci venivano a prelevare e ci portavano a lavorare, a lavorare in macello. Però sempre senza mangiare, sempre senza mangiare. Uno non tedesco, no, vedevo, anche quello mi è rimasto molto impresso. C'avevano un filo di pane, era così, era tre quarti, era che so che lo panino. Avevano bombardato, erano rimasti disorientati, quello là in Germania. Sapevamo noi stessi a dove mai ritirato. Poi mi sono avvicinato a questo tedesco, tu italiano, sì, brutto, tu pane. Figurati un po', tu pane, non lo può affamare, tu pane. Mi dovete credere. Non so quante volte sei girato su se stesso, quante volte sei girato su se stesso, allo scopo di vedere se qualcuno vedeva quel movimento, per darmi che lui non veniva. Noi avevamo paura della SS,
Ma ne paura da lì perché non andremo tanta dimestichezza, tanta cosa. Ma chi là diventa troppo, noi abbiamo paura del fascismo. Ma chi là dei nazismi viene paura, e come viene paura. Quel pezzo di pane l'avete condiviso con qualcun altro? No, in quel momento mi trovavo solo, ma senti, ma ti voglio dire una cosa. Non era possibile dividerla, sai perché? Ci davano, a razione ci davano un pezzo di pane che si doveva, se era un chilo 200 si doveva dividere in 4 persone, però era quel pane lì, se era un da 900 grammi si doveva dividere in 3 persone, quindi era quel pane fatto di segola, di patate, non so come era fatto. Allora che cosa avveniva? Sente, dove arrivava l'uomo? Peggio del lupo, non si ragionava. Il senso non c'è, lì non era che tu saltavi una colazione, lì era che io, tu, ognuno di noi era diventato pelle e ossa, lì la puta non c'era più, era rimasto soltanto poche pelle fuori e le ossa. Sta presente, quando se lo faceva, si è formato una seccione orizzontale e uno spago verticale al centro, quindi praticamente si facevano i pezzi di pane e poi si metteva di qua e di là e si vedeva se corrispondevano al peso esatto, doveva essere poi, ma malauguratamente quando quello tagliava la fetta di pane usciva qualche briciolino fuori posto, lì si aggredivano l'uno con l'altro, ci poteva scappare il morto per impossessarsi quella briciolina. Vedete ragazzi, io molte volte la prendo alla leggera, ma è stata una cosa terribile. Una cosa disumana proprio, è una cosa terribile. Non so come potrei farvi capire, voi non potete capire che ma come l'uomo arriva a quel punto. Eh sì, e stiamo vedendo che sta andando oltre l'uomo, sta andando. Io chiamo Giada Corinzi, ma è arrivato l'ultimo momento. E hanno dovuto aiutarmi, perché il bello era nel senso che hanno loro posto la stazione. Loro sono andati per due e cercavano di aiutarmi. No, noi allora scacciamo i ribelli se la guerra. Roppa, hanno vediato forza. E ci hanno messo. Vediamo, noi prigionieri, ci buttavano la Germania, ci bruciavano a te. Chi sa cavava, chi no. Sono stato militare, ma sai, che non si sono mosso. Ah, Corinzi, avete capito? Chi si è mosso qui la mattina, passavo volo per passare questa carta a casa. E poi ci siamo spartogliati di campare. Se ne chiede che se fosse una pessima. Io ero a Corinzi, a cosa aiutano? E poi erano fuori a Germano, chissà quando l'hanno bruciato gli altri. C'erano i borghesi sapevano che là, e portavano a Germano e li bruciavano. E noi abbiamo capito che abbiamo campato. Erano 15 giorni, i giorni passavano e non capivo niente che fine faceva. Quando abbiamo preso il pericolo, ce ne siamo dei campagni, lancia prima di dire, la dove faceva una cosa, la dove faceva pure. La ricordavi a casa. Fino a cosa? A Ferrara, hanno fatto a Pino, campagna campagna. A Ferrara poi abbiamo un treno che era vicino a casa, io partivo a parte coppa e scendettano. La sera presa continuava, non è arrivava in Bologna, a strada triatica faceva. Quando arrivava il campo, non ne capiva niente, bacia il cantino, via. Quando faceva non era sparare americano, che faceva il bombardamento. Ti hanno tutti sotto i macelli, i tedeschi che andavano facendo gli spiriti, gli acchiappavano i miei servizi, mi davano il tempo, ma quando c'era il tumore a me. Tanto si fermava quando arrivavano i americani, allora abbiamo più coraggio. Noi tedeschi, cioè i tedeschi, l'anno ferri, a mano che le ci guidavano, ci portavano all'interno, ci allontanavano sempre da tutto a fronte. E quindi praticamente la notte dormimmo in un bosco, prenotavamo in un bosco, che per poi la mattina dovevamo proseguire. E allora, nel mentre stavamo lì, i colpi cannoni, le mitragliatrici si cominciavano a sentire sempre più vicini. E ci stavano siciliano, un carabiniere siciliano, che si aveva procurato una cosa, un camice di infermiera. E stavamo dietro la siepola, allora questo alzò questo camice con la sono un pastore, e loro quindi gli americani si fermarono un pochettino, ma appena quello si fermarono, allora lo prende il male in corso,
già faceva arrivare di casa per l'estate, la depressa. E quello praticamente da noi poi conoscevamo la libertà. E ci cominciavano a dare le sigarette, no? Un po' di cioccolato, ma noi eravamo assai. Certo che è stata una lotta. E poi ci cominciavano a dare un po' di reazione, però più soffice questa situazione, più sostanziosa. Ma se siete parte di quella reazione che c'era quella lì, io invidiavo, tu non l'hai conosciuto, ma io invidiavo a quel mangiare che aveva il maiale quando era ragazzina, in quella coperta di cose, la di legna, che c'era quella farinella, bella, brulosa, brulosa, e la invidiavo, quando lo faccio, non so. Una volta ho detto di scrivere a mia madre, sai che c'è scala? Mi ha detto mamma, ma non mi chiede di chiedere a Urini, ma non mi chiede di chiedere a Urini, ma non fanno stanziare a Urini, eccetera. Una ragazzina ebrea, tu poveretto, lavoravano proprio come con i pali in mano, con i picconi in mano, c'è una ragazzina, ma soprattutto proprio da quando ci siamo guardati da lontano, era una bambolina, era. Io pure ero giovanotte e ci scambiavamo lo sguardo, ci scambiavamo. Poi a un certo momento vennero a bombardare, e loro invece colpivano la fabbrica, colpirono i campi di cose dove stavano accampate quelle povere viste. E che macello, signora mia, dove una testa, dove un braccio, dove un corpo, dove un corpo. Lì, quando ti mettevano nel baracco, e subito chiudevano come lo fanno le bestie lì, quindi praticamente non si respirava proprio, specialmente quando faceva caldo. In mezzo lì a un angolo c'era un mezzo bidone di benzina, mezzo bidone per la benzina, quello del petrolio, e a notte che sentivi bisogno dovevi andare lì, e ti lasci immaginare come si viveva. Non è una cosa che si può descrivere, insomma, in poche parole. Ci sono tutti, ogni momento c'è un particolare speciale. Ogni momento c'è un particolare speciale. E certo che è stato terribile. E mi ripianto i 5 anni più belli. Quando ci penso, mi ero cambiato in sedere. Io sono stato fortunato. Io sono stato fortunato, quando mi sapevano sono tornato. Quando mamma non ha visto tornare i figli, a me quando sono tornato mia madre mi ha fatto sputare sotto la scala, vicino al forno. Ha preso i panni e l'ha buttato nel forno, l'ha bruciato, per poco che mette tutto cuore. Pure quando sono sceso, dalla contentezza, dalla gioia che dovevo raggiungere i miei familiari, invece di scendere a Caserta, quello che avevo al disco, sbagliato, mi scese e me ne venne attraverso la campagna a rischio di essere ucciso uno, perché vedevano uno là di notte, lì per mettere la campagna, potevano ammazzarlo, ci ho pensato. E quando arrivai, che gente che mi conosceva, tutti mi abbracciarono lì all'incrocio, dove sta l'incrocio, dove sta la botta, là. E dove sta la botta? Prima c'era la catena, lo sterilla. Ma io se si desidera e ha voglia di cose da ritrovare i familiari, non guardavo più a niente. I tedeschi non avevano simpatia per gli italiani. Le donne, insomma, specialmente le donne. E molte volte, perché avevano conosciuto, quando ho interpretato i giorni, era un'occasione di conoscere. Un primo tempo fecero, come si dice, tante erbe un fascio. Poi videro che anche noi non eravamo responsabili di quello che era avvenuto. E quindi praticamente quando avevano a che fare con noi si sentivano protette. Alla notte poi mi diceva così il momento. E pensavo.
Se oggi possiamo godere di un periodo di pace e di benessere, lo dobbiamo proprio al sacrificio di tanti nostri fratelli, soldati di ogni epoca e colore, che sotto mille bandiere hanno donato il loro sangue, la loro spensierata giovinezza, cadendo fieri, senza nome e senza gloria, per difendere le nostre terre, le nostre case, le nostre famiglie, le libere istituzioni e la civile convivenza. Bene, siamo arrivati alla fine. Spero che queste parole e questi filmati vi siano serviti molto. Come avete visto e sentito, si è parlato molto di guerra, perciò, specialmente noi ragazzi, non dobbiamo fare in modo che queste cose, successe negli anni precedenti, debbano riaccadere di nuovo. Noi non dobbiamo fare la guerra, ma dobbiamo portare la pace anche nel nostro piccolo. Infine, vi salutiamo e vi preghiamo di fare attenzione a tutte quelle persone e cose che ci circondano.